Ci vorrebbe una settimana intera con tre prediche al giorno per affrontare le letture di oggi. Speriamo di essere breve. Anzitutto, la prima lettura, Dio comincia a parlare oggi così. Camillo, il Signore vide che la malvagità degli uomini è grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non è altro che male, non è altro che male. Non è retorica, fratelli miei, vi dico una cosa sola. Sodoma era Sodoma. Attento a dire così. Ora c'è un salto di qualità. Non soltanto c'è il peccato, non pensa Dio, c'è la giustificazione del peccato. Adesso c'è, potremmo dire, Dio è il creatore, io creo la vita, lo faccio meschio e fammelo come voglio io, non ho bisogno di te. Parole per padre di quelle che dico, è la realtà e il Signore interverrà. Non lo dimenticare. Sto rileggendo la Bibbia da capo a piede, ora l'ascolto anche con l'audio. Resto stupito, meravigliato, come la linea di corsa, la via è la trascendenza di Dio. Camillo, tu morirai, ti ho creato per la vita. E poi Camillo, ecco le due, scegli la vita, non la morte. Camillo, ancora non credi. Camillo, ma cosa devo fare per te? Sapete, per capire bene il Vangelo dobbiamo darci delle stesse immagini del Vangelo. Io ho un'immagine che ce l'ho sempre, vi dà chiave di lettura. Ricordate quando Gesù cammina sulle acque? Sulle acque. Sono io, Signore, fa che cammino sulle acque. Pietro, vieni. Guardate, faccio il gesto perché la mimica non è scritta, ma è così. Allora, le acque. Guarda, vieni, cammina Pietro. Guarda Gesù. Poi che cosa fa? E sta affondando. Perché? Perché? Quando guardo Gesù, quando guardo Dio, camminerò sul male, sulla melma del mondo, senza imbrattarmi. Camminerò sicuro e penserò secondo Dio, ragionerò secondo Dio. Vivrò come vuole Dio, e se dovrò morire qui sulla terra, preferisco morire. Ah, quanti esempi ci sono! Nabucodonosor, chi vi libererà dalla mia mano? O vi inginocchiate adorate o morirete. Sire, non ho bisogno di pensare, noi non ti adoreremo. Se Dio vuole, può salvarci, ma anche se non ci salva, moriremo. Questa è la fede. Queste pagine di Vangelo dovrebbe essere come l'introduzione al libro della vita, della mia vita. La vedo così, l'introduzione. Qual è? La mia vita, ma la vita è generica. La vita è fatta giusto nel tempo, ma non per il tempo per la vita eterna. Prima chiave di lettura. La vita è fatta di pensieri, parole, opere, omissioni. Io ogni attimo sono interessato, se penso, se sono uomo che pensa, a confrontarmi tra la vita e la morte, cioè pensare secondo Dio e pensare secondo gli uomini. Anche questa è la chiave di lettura, il Vangelo. Quando Gesù, un minuto prima, Gesù aveva detto: ma cosa dicono gli uomini? Pietro, tu sei il figlio di Dio. Bravo Pietro, bravo. Camminando ancora, camminavano, e Gesù diceva: il figlio dell'uomo doveva soffrire. Pietro, sente. No, Signore, no, no. Non lo chiama Satana, mettiti dietro, e dice il motivo: perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questo non pensare io secondo gli uomini, questa scelta ce l'ho ogni momento nel libro della mia vita, in questa vita evolutiva, da bambino fino alla sera, sempre devo scegliere. Qui il guaio è, e senza anche o per ignoranza, per buona fede, relativa, giudica Dio. Ma perché connivente? Io devo scegliere, o penso secondo Dio o secondo gli uomini. E Dio mi dirà: Camillo, ma non credi ancora? Ancora pensi umanamente, Camillo? Ma tu non esistevi ed esiste.
pensa a Davide contro il gigante Golia, tu vieni con la forza, io vengo nel nome di Dio. E che cosa ha fatto? Pensa ad Estere, a Giuditta, a Gedeone, tutta la Bibbia parla. Pensa a Noè, lo credevano in faccia, se lo vedeva in faccia, ma venne il diluvio e tutti morirono. Sodoma e Gomorra, morirono. Che pensa? E le fame, 5.000 persone, cosa ho fatto? Ma non pensa ancora, non pensi secondo me. È la realtà, noi altri uomini, noi tra anime consacrate, poi pensiamo a una soluzione che deve essere provinciale, una che deve essere subito. Allora ci fermiamo alle ragioni umane. Devo considerare l'umano, attenzione, so che c'è il male che mi soffoca, ma guardo in alto, perché se guardo in alto, la soluzione che prenderò sarà secondo Dio, anche se dovrò morire. Se guardo sempre così, sto affondando, e coraggio, sto affondando, e beh, guardiamoci la barchetta, oh poverette, ora stanno male, ora dopo 100 anni si sono separate, dopo 100 anni sono ora sono fedeli, ora, e questo vediamo così. Se guardo soltanto così, in buona fede ho tradito. Camillo, ma non pensi! Tu morirai. A chi soffre, devo dire, mi compenso, devo dire coraggio, figlio mio, guarda, coraggio, sai, pensa, vuoi vivere? Sì, voglio vivere, ma su questa terra, se questa terra poi dovrai morire, allora guarda in alto, pensa a Gesù, devo presentare Cristo morto per me, la verità assoluta, ed è la sola medicina, mi devo fermare, ma ci dovrebbe per continuare qui, perché questa pagina è la vivo ogni momento. È la scelta che devo fare per la vita, per salvarmi. Guai se guardo soltanto il male che c'è. Devo guardarlo. E come lo risolvo? Guardando lui. Però Camillo, morirai. Signore, morirò. Ma mi sveglierò. Perché risorgerò? Questo è il pensiero sul quale voglio vivere giorno per giorno. E questo voglio dare a te. Amen.